Ciao a tutte ragazze e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo lunghissimo, vi anticipo, lunghissimo video che sarà come da titolo il video sulle idee regalo, le idee per i regali di Natale, sia per uomo, per donna, per insomma per tutte le età. Ho una selezione di prodotti davanti a me, chiamiamola selezione, sono tantissimi prodotti che volevo mostrarvi, non soltanto legati al beauty, quindi che hanno a che fare con la bellezza, ma anche regali tecnologici che possono essere insomma un po' adatti a tutti, a tutte le età e non solo, anche cose per la casa. Insomma, vi mostrerò tantissimi regali e come l'anno scorso ho deciso di suddividere questo video per fasce di prezzo. Quindi abbiamo idee regalo sotto i 10 euro, sotto i 20 euro, sotto i 30 euro e sotto i 40 euro. Insomma, abbiamo queste fasce di prezzo. Benvenuto dicembre, ti abbiamo aspettato, io ti ho aspettato, non vedevo l'ora che arrivasse, non vedo l'ora sia Natale e dato che manca meno di un mese a Natale, magari può essere utile trovare spunti per il regalo se siete indecisi come me. Allora, vi faccio vedere che ho fatto i compiti a casa ed infatti ho qui un bellissimo quaderno con la mia scrittura orrenda dove ho scritto tutti i prezzi di tutti i prodotti. Ovviamente io li ho controllati oggi, quindi nel caso in cui dovessero subire variazioni fra un paio di giorni quando pubblicherò questo video, non ne sono responsabile, mi tiro fuori da questo perché soprattutto su Amazon spesso leggo un prezzo un giorno e il giorno dopo magari è aumentato, diminuito di un paio d'euro, di 3 euro, insomma, quindi non, io li ho presi oggi i prezzi. Il primo prodotto che vi faccio vedere, che è un'ottima idea regalo, è disponibile in più colori e l'ho comprato su Amazon, è questo, che è praticamente un, chiamiamolo portachiavi, praticamente è fatto così: potete appendere le chiavi della macchina, le chiavi di casa e se avete soprattutto delle borse che tendono a, borse nelle quali tendete a perdere le vostre chiavi, insomma, le vostre carte di credito, qui potete mettere sia le carte di credito, anche qui dietro qualche scontrino e poi appendere ovviamente oppure anche soldi e poi appendere qui le vostre chiavi. Trovo che sia veramente geniale, potete usarlo anche come praticamente charm su una borsa. Io l'ho preso in fucsia ovviamente, però questa pochette, come vogliamo chiamarla, portachiavi, potete prenderla sia da donna che da uomo anche in altri colori e vi leggo il prezzo: a un prezzo di 9,90. Mi consiglio solo di ordinarla magari se la volete appena vedete questo video, perché ci ha messo più di una settimana per arrivarmi, quindi se la volete, insomma, vi consiglio di ordinarla presto. Poi, allora, altra idea regalo sotto i 10 euro è questo bagno doccia di Yves Rocher, che è The Doré Golden Tea. Praticamente è un bagno doccia con questa profumazione, veramente, mamma mia, fantastica. Nonostante io sia raffreddata, è veramente una buonissima profumazione, soprattutto non troppo invadente. Il formato è da 400 ml ed ha un prezzo solo di 3,95, quindi questo può essere considerato un'idea regalo sotto i 5 euro. Io ho detto sotto i 10 euro perché come fascia non potevo fare 5, 10, 15 perché altrimenti questo video durava tanto, troppo, perché già dura tanto. Quindi è molto carino il pack esterno, vedete, con questa tazza di tè fumata, con gli uccellini, insomma tutto il pack natalizio è molto molto carino. Poi un'altra idea regalo secondo me geniale, che costa poco meno di 10 euro, mi si stavano incrociando gli occhi. E questo aggeggino qui di cui non vedevo l'ora di parlarvi. Questo è perfetto, per esempio, per la vostra amica o il vostro amico fissato per la skincare, per la vostra mamma, insomma. Questo aggeggino si chiama Jade Roller e non è altro che, adesso non posso farvelo vedere in azione perché sono truccate evidentemente, però praticamente è uno strumento con il quale andate a massaggiare il viso ed ha effetti drenanti, anti-età, sia insomma la parte che serve per massaggiare il viso e quella che serve per massaggiare gli occhi, anche drenare se avete insomma il contorno occhi gonfio appena vi svegliate. E l'ho scoperto seguendo i video di una ragazza giapponese ed è veramente un ottimo prodotto, lo sto usando da parecchio, non perché abbia la pelle particolarmente cadente, però secondo me la prevenzione è tutto, poi non costa tantissimo e questo favorisce anche l'assorbimento dei vari prodotti, delle varie creme quando faccio la mia night routine, ma anche la mia morning routine, quindi ve lo straconsiglio. Procediamo con un'altra idea regalo, sempre sotto i 10 euro, e guardate che bella questa lanterna. Questa è la lanterna di Yves Rocher, che ha all'interno un balsamo labbra, un latte corpo, un doccia schiuma e una crema mani, tutti quanti in un formato un po' più mini, infatti dice 50 ml, sì, 30 ml, appunto il balsamo labbra full size, il bagno doccia, insomma.
insomma, che sono utili da portare in viaggio. È carinissima questa confezione. Allora, il prezzo di 9,95, ve lo leggo sempre qui perché non potrei mai ricordare tutti i prezzi a memoria. Appunto, questa lanterna è davvero carinissima, veramente Yves Rocher ha, no, questo video non è in collaborazione con Yves Rocher, ci tengo a dirlo, comunque ha dei prezzi veramente vantaggiosi per quello che offre, e il pack esterno dei prodotti pensati per Natale è veramente molto molto carino. Procediamo con un'altra idea regalo sotto i 10 euro, che è l'olio di jojoba, di cui vi parlo già da moltissimo. Chi mi segue da un po' di tempo lo sa, adoro quest'olio multiuso, può essere usato sul viso ed ha proprietà anti-età, un prodotto 100% naturale, può essere usato sui capelli, può essere usato inoltre per stimolare la crescita di ciglia e sopracciglia. Veramente un ottimo olio naturale, appunto, e questo è un prezzo di 8,99, l'ho appena ricomprato sempre su Amazon. È un ottimo prodotto, senza ingredienti chimici, appunto 100% organico. Ve lo straconsiglio da regalare sia ai vostri amici che alle vostre amiche, perché veramente se ne innamoreranno. Allora, finalmente possiamo passare alle idee regalo sotto i 20 euro. Il primo oggetto che vi faccio vedere è questo portacarte, che ha un prezzo di 13,21, quindi un po' più di 10 euro, e questo è un accessorio che non sapevo di cui non sapevo di aver bisogno praticamente, ed è un portacarte, appunto, potete inserire le vostre carte di credito, insomma la vostra patente eccetera, oppure le monete, oppure qualsiasi cosa, anche sul retro per un facile accesso. E questo l'ho comprato per da utilizzare come mini portafoglio nelle borse un po' più piccole, nelle pochette da sera, e siamo diventati inseparabili. Il prezzo è assolutamente ragionevole, è disponibile anche in altri colori e può essere un ottimo regalo, appunto, sia per un uomo che per una donna, disponibile anche in altri colori. Questo è una sorta di rosso fucsia, insomma un po' più rosso che fucsia, così come lo vedete in camera. Veramente molto molto utile, una perfetta idea regalo secondo me sotto i 20 euro, un po' più di 10 euro. Poi a 17,99 queste fantastiche pantofole che vi ho fatto vedere su Stories, sono un pochino sporche perché le ho indossate qualche giorno, e queste hanno un prezzo di 17,79 ad oggi, e vanno così come taglie, tipo M, S, L, e io ho preso la L perché ho una, preferisco per le pantofole da casa il 40, e quindi penso che corrisponda ad un 40, anche qualcosa in più, 40-41, e le pantofole sono queste, che hanno questi bellissimi orsetti, questo bellissimo orsetto, e secondo me sono una perfetta idea regalo. Se me le regalassero, appunto, io sarei molto molto contenta, perché sono molto cucciolose, molto carine queste pantofole e io le adoro. Poi altro regalo, sempre, che può essere sia da uomo che da donna, per i vostri fidanzati, insomma amici che magari non sono molto interessati alle cose coccolose o magari non sono interessati ai prodotti di bellezza, vi faccio vedere. Allora, guardate qui, questa power bank praticamente è una batteria esterna per ricaricare il vostro cellulare. Cosa di strano, cosa di diverso rispetto alle altre, è che ha già insomma il filo per ricaricare il cellulare attaccato. Io di solito non porto mai le batterie esterne, perché mi scoccia portare anche il filo che è lungo per ricaricare il telefono, o lo perdo o lo dimentico, è troppo lungo e si attorciglia all'interno della borsa. Invece questa praticamente, guardate, adesso vi faccio vedere, prima di tutto sia l'attacco per gli Android, per i telefoni Android, e sia l'attacco per i telefoni, per gli iPhone. Adesso vi faccio vedere se non sono impedita, vedete che si chiude, è scomparsa il filo per ricaricare il cellulare. Quante ricariche fa? Circa 1,5, insomma non è molto molto grande, però molto molto utile. Passiamo ad un altro prodotto da 13,72, e cos'è? È la federa in seta. Questa federa in seta non dico che mi ha cambiato la vita, ma sicuramente mi sta aiutando tantissimo a non avere i segni del cuscino quando mi sveglio al mattino. Quante di voi e quanti di voi si svegliano al mattino con quegli odiosissimi segni sul viso? Se vi capita, scrivetemelo nei commenti. Questa federa in seta veramente ha risolto il mio problema. Inoltre dicono che previene la formazione di rughe premature e rende i capelli più lucidi e fa sì che non si annodino. Praticamente un sogno. Non so se fa esattamente tutto questo, ma i segni sul viso non me li lascia. È un prezzo di 13,72, quindi secondo me è un'idea regalo molto molto carina, non molto cara e molto molto utile. Poi procediamo con un'altra idea regalo, che questa pochette di L'Oreal
pare che ha un prezzo di 13,99. Stavo leggendo sul quaderno come sempre, ed è la Starlight in Paris, e all'interno cosa ha? Un mascara, tutto bello incartato, Kale ciglia finte farfalla ed una matita Kajal super liner. Quindi veramente è una pochette che può essere regalata praticamente a qualsiasi persona, perché chi non utilizza il mascara e chi non utilizza un eyeliner, un Kajal nero. Allora, sempre sotto i 20 euro troviamo i Dreamy Lip Kit di Nabla. Allora, devo dire che la Holiday Collection di Nabla mi ha fatta impazzire da quando ho visto le immagini in anteprima. E i Dreamy Lip Kit all'interno hanno, vi faccio vedere, all'interno c'è la matita contorno labbra, che è la Velvet Line, e un Dreamy Liquid Lipstick. Le colorazioni che mi sono piaciute di più, questo è Vivid Velvet, guardate che bello, questo l'ho visto swatchato sulla pagina di Nabla, e le colorazioni sono molto belle. So che stavate aspettando degli swatches, ma faccio fatica a farvi vedere tutto subito, anche perché la collezione non è uscita da moltissimo. Questo rossetto è super scorrevole, è super pigmentato, ha un'ottima durata, la matita è waterproof, insomma è fantastico. Questa è la colorazione, adesso vi faccio vedere. Guardate che bello, vi faccio vedere le mie colorazioni preferite. In generale vi dico che ci sono 1, 2, 3, 4, 5 kit. Appunto, le mie preferite sono Melrose, che è veramente fantastico, e l'ho utilizzato l'altro giorno, che è questa colorazione qui, che è un rosa nocciola. Mi piace tanto perché non è un nude scontato, quindi... adesso ve la faccio vedere, perché so che stavate aspettando gli swatches, ma poi me li vedrete anche sulle labbra. Questo è Melrose, e un altro mio preferito è Placebo. E Placebo è un rosso melograno matte. Il colore è questo. E questi Dreamy Lip Kit hanno un prezzo di 18,90. Sempre dalla collezione di Nabla, voglio farvi vedere la collezione natalizia, l'eyeliner, che è veramente fantastico. Allora, questo è il pack esterno dell'eyeliner, Serial Liner, e questo l'ho utilizzato per il trucco di oggi, e questo veramente secondo me è un'ottima idea regalo, perché chi non usa l'eyeliner, io l'ho utilizzato oggi e lo adoro perché ha un tratto super sottile e super super nero. Veramente facilissimo, scorrevolissimo da applicare, e questo ha un prezzo, vi leggo, di 15,90. Terzi e ultimi prodotti, sempre della collezione natalizia di Nabla, che mi ha fatto impazzire, sono i loro gloss. Allora, eccoli qui, inutile dirvi che il mio preferito è questo, che è praticamente Crazy Diamond, e questi sono gli Shine Theory Lip Gloss. Allora, vi swatcho questo perché questo merita, ed è un perfetto regalo natalizio, a parte il fatto che questi costano poco più di 10 euro. Spero si veda la luminosità, è veramente pazzesco. Magari ci sono persone semplicemente che amano le labbra lucide, e poi hanno un prezzo di 11,90. Allora, altra proposta sotto i 20 euro è questo set di Rimmel Glitter Party Collection, con il mascara Scandalize Wow, che io adoro, è veramente fantastico, e abbiamo poi il Kajal con punta conica. Adesso vi faccio vedere, c'è anche la pochette, appunto questa è un'altra proposta sotto i 20 euro. Vedete che c'è la pochette super glitterata, io adoro i glitter quindi sono di parte. C'è il mascara e il Kajal, che è un altro prodotto che veramente utilizzano tutti praticamente, e la pochette è così davanti e sul retro, è forma un po' pelusciosa sul blu, quindi un bel abbinamento. E questo kit ha un prezzo di 19,71. Altro kit sempre di Rimmel, all'interno invece abbiamo un rossetto Kate, un mascara Scandalize Reloaded ed una matita nera. Ve lo faccio vedere, anche qui c'è la pochette, in questo caso pelusciosa fucsia, appunto il rossetto Kate di questo bellissimo colore, quindi super natalizio e super classico. Tra l'altro anche una profumazione di, sto facendo bubblegum, di gomma di chewing gum, insomma bubblegum, avete capito? Lo Scandalize Reloaded, che è un ottimo mascara, e poi c'è la matita appunto nera, classica, quindi anche qui non si può sbagliare perché sono prodotti che praticamente utilizzano tutti. Allora, altra idea regalo con un prezzo appena inferiore ai 20 euro, quindi di 19,99, sono queste cuffiette wireless. Siamo inseparabili ormai, penso da un anno, le ho prese su Amazon e sono utilissime, e potete praticamente parlare al cellulare una volta connesse appunto al vostro smartphone, girando per casa, insomma da una stanza all'altra si sente ancora l'audio, però non potete allontanarvi chilometri pensando che si
sento, potete ascoltare musica magari mentre vi allenate, sono molto molto utili, io le utilizzo quando sono a letto così non mi impiglio, hanno un prezzo comunque relativamente economico, una buona qualità del suono, un'ottima autonomia, quindi quando le ricaricate ci fate anche molte giornate, insomma, ascoltando musica, ascoltando messaggi vocali, insomma, così come le volete utilizzare, e sono un ottimo regalo sia da uomo che da donna, veramente sono utilissime, io le adoro, non potrei veramente farne a meno. A questo punto possiamo finalmente passare alle idee regalo sotto i 30 euro e abbiamo questo bellissimo, diciamo, diffusore di essenze, umidificatore, sì, che è anche pieno di polvere, che è stato un mio recente acquisto, vi ho fatto vedere in qualche video. All'interno mettete dell'acqua e delle gocce del vostro olio profumato, il vostro olio essenziale preferito. Io utilizzo la lavanda per ovvie ragioni, perché ho bisogno di relax. Non soltanto appunto diffonde nella stanza la vostra essenza preferita, ma anche la funzione luci LED che cambiano di tutti i colori, quindi è un ottimo regalo per chi vuole rilassarsi, magari spegnere la luce anche solo per una mezz'oretta, una volta tanto, e godersi insomma questo rumore di acqua che insomma si sente, vedere tutte queste lucine, respirare la vostra essenza preferita, quindi la vostra day spa, diciamo, a casa, il vostro momento di relax, a un prezzo di 22,99. Poi passiamo ad un regalo secondo me utilissimo per i più freddolosi. Allora, vi anticipo già che questa vestaglia ha un prezzo di 24,99 sia da uomo che da donna, ed è praticamente una super vestaglia, super morbida come vedete, che potete indossare in casa. Adesso non riesco a metterla, anche il cappuccio, e vi tiene al caldissimo. Vedete, ce l'ho sia così proprio in pieno stile Babbo Natale, sia un rosa bubblegum, l'ho presa al mio fidanzato su un grigio, vi metterò poi le foto, ed è super calda, però allo stesso tempo non fa sudare. Allora, è un po' un problema quando le cose mi tengono troppo al caldo, mi fanno sudare molto, quindi questa cosa non è positiva perché poi mi ammalo. Quindi questa mi tiene super caldo, però è come se fosse un po' traspirante, stesso il tessuto, vedete, e appunto non me l'hanno mandata, l'ho comprata io, sia per bambini, per adulti, insomma maschio, femmina, ve la straconsiglio. Procediamo alla prossima ed ultima fascia di prezzo, ossia gli articoli sotto i 40 euro, e non potevo non consigliarvi questo articolo che ho acquistato io appena l'ho visto sul mercato italiano. Alexa, che tempo fa a Napoli? Al momento a Napoli Campania ci sono 13 gradi Celsius. Top, praticamente chi mi segue su Stories già lo sa che da un po' di tempo che ho acquistato praticamente Alexa, che è un dispositivo piccolino che serve per praticamente riproduce musica, risponde alle domande, ti dice che condizioni meteo ci sono, che tempo farà fra 3 giorni, quanto ci metterei per arrivare al lavoro, ti guida nelle ricette, praticamente come... Io che sono fissata, no, con i film di fantascienza, con i film che ci fanno vedere un futuro prossimo, no? E quindi tutti questi robot, che sono sempre stato un po' così, mi sono sempre piaciute queste cose. Appena ho visto in un video americano, ma mesi e mesi fa, forse un anno fa, che c'era Alexa, appunto questo assistente, come vuoi chiamarlo, ho detto appena esce in Italia devo prenderlo. È appena uscito sulla pagina di Amazon, no? Ed era in sconto a 34,99 come adesso, l'ho acquistato istantaneamente, l'ho fatto acquistare, cioè si sono innamorati praticamente tutti nella mia famiglia, anche Leo, ti saluto, Leo, il fidanzato di mia cugina. Infatti subito ci ha giocato, mette la musica, ti accende le luci di casa se sono compatibili appunto con la casa intelligente di Alexa. Insomma, è un dispositivo secondo me veramente geniale, ovviamente a chi piacciono queste cose, altrimenti dite ah, che schifo la tecnologia, no, a me piace tantissimo. Infatti si è arrabbiata perché si è spenta Alexa. Ok, quindi io ve la straconsiglio appunto a un prezzo di 34,99 se siete amanti della tecnologia. Poi ultimo prodotto che vi mostro, perché altrimenti qui non la finiamo più, e questo è un prezzo di 39,99 ed è praticamente questa box che è la Cicaper Christmas Jungle Spellbook. Praticamente è un libricino che ha all'interno la Cicaper, questo trattamento per chi ha magari i rossori, è una crema che corregge i rossori e sembra quasi un leggero fondotinta. Poi c'è sia nel formato full size che nel formato più piccolo, e poi c'è questo che è la Tiger Grass Repair Serum. Praticamente sono tutti prodotti anti rossori per le persone che hanno magari dei rossori un po' più evidenti, vogliono nasconderli però allo stesso tempo non vogliono utilizzare make up o comunque qualcosa di pesante. Questa crema, la Cicaper, ha anche l'SPF molto alto, ha l'SPF 30, quindi protegge
dal sole, quindi non vi fa uscire ulteriori macchie e corregge benissimo i rossori. Veramente è un ottimo prodotto, anzi adesso ve lo faccio vedere. E questo è perfetto anche per chi magari non ama molto truccarsi ma vuole comunque curare la propria pelle. Vedete che la crema ha una leggera colorazione verde e una volta che la stendete diventa del colore della vostra pelle, quindi va a uniformare l'incarnato. È veramente un prodotto pazzesco. Ha una profumazione molto balsamica, diciamo così, ed è veramente un ottimo prodotto. Quindi questo era tutto il video sulle idee per i regali di Natale, fascia 10 euro, 20, 30 e 40 euro. Spero tantissimo che vi sia stato utile, sembra una sciocchezza, però ricercare fra tutti i prodotti che avevo qui, i prodotti da mostrarvi, secondo me quelli più interessanti, più carini, magari che venissero incontro più esigenze diverse, e ricercare tutti i prezzi mi ha richiesto un bel po' di tempo, però sono contentissima e spero che questo video possa esservi utile. Fatemi sapere nei commenti se avete scoperto magari qualche prodotto che non conoscevate o se vi ha dato qualche spunto magari utile. Cosa regalerete voi ai vostri parenti e amici? Fatemi sapere se siete persone da regali last minute o persone che preparano magari un po' prima quello che vogliono insomma regalare o possono regalare. Fatemi sapere nei commenti qual è l'articolo che vi ha incuriosito maggiormente e insomma se avete già fatto tutti i regali o siete già a buon punto. Io vi mando un super bacio e noi ci vediamo presto nel prossimo video.